Questo programma è offerto da Il Boccone Lamezia. La pinzeria nasce dalla passione per il buon cibo, dove le materie prime e la lavorazione artigianale miscelano l'innovazione di una pinzeria ristorante dall'aspetto moderno che offre a tutti la grande tradizione della pinza romana e la croccante calabrese. La croccante calabrese è un marchio registrato dalla scuola italiana di ristorazione di winefood.it. Il punto di forza di questo prodotto è il lievito madre, che conferisce un gusto e un profumo di pane antico. Il locale si presta ad accogliere cene tra amici, compleanni con animatori qualificati, cene di lavoro, feste di laurea e promesse di matrimonio. Il Boccone Lamezia si trova in via Scaramuzzino 37, Lamezia Terme. La Giurranda Country Residence. Promesse, matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, compleanni e feste di laurea. La Giurranda è il luogo ideale per le tue cerimonie. Contattaci per scoprire come rendere la tua festa un momento indimenticabile. La Giurranda Country Residence, via Quavona, Platania. Per prenotazioni, telefonare al numero 331-404-2345 oppure 0968-205008. Autonoleggio PM Servizi SRL. Affiliato Avis Budget Group presso Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme. Planet Pulizie Generali. L'azienda opera in tutti i settori, come strutture ospedaliere e cliniche, piscine, uffici, studi medici, palestre, concessionarie e centri commerciali. Ed effettua servizi di video ispezione e pulizia di condotte di areazione e climatizzazioni, pulizia pale eoliche, sanificazione, disinfezione, pulizia di fondo pavimentazione, ceratura e deceratura, cristallizzazione marmo, sabbiatura criogenica, lavaggio grandi vetrate, lavaggio pannelli fotovoltaici, servizio di giardinaggio e manutenzione aree verdi. Clear Planet Pulizie Generali, la trovi alla Lamezia Terme, Corso Giovanni Nicotera 198 e a Rende Cosenza in via della Resistenza. Hola. Il Parco Acquista ai Pini è il centro su misura per te dove fare shopping e vivere un'esperienza piacevole e veloce. Da noi puoi trovare Bricoio, tutto per il fai da te. Bio Bottega, il tuo bio quotidiano. Io Sport, il più grande punto vendita IOMA del meridione. E ancora supermercato Conad, Majoral, Scodinzolando e tanti altri marchi per le tue esigenze quotidiane. Ci trovi tutti i giorni in via del Progresso 540 a Lamezia Terme. Unipolsai Assicurazioni, Piazza Rotonda 6, Lamezia Terme. Agente generale dottor Ferraro Vincenzo. Telefono 0968 44 8301 oppure 349 13 35 728. Sì, sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi 13 marzo, siamo sempre qua come location all'interno della nostra ormai abituale location. Avete già visto che è assente, manca il nostro Albino, non che lo sostituisca Gian Lorenzo, ci mancherebbe altro. Gian Lorenzo è sotto un'altra veste, e qua sapete che noi abbiamo parlato ampiamente di questo evento, di cui è stato organizzatore e protagonista lo stesso Gian Lorenzo. Lo abbiamo qua perché ci sono delle belle novità e quindi lascio la parola a lui. Gianlorenzo, allora, sarò stringatissimo. Mi sembrava doveroso dare l'annuncio urbis et orbis qua, perché se T-Television è parte, televisione partner di fare Critica Festival. Sì, c'è una bella novità, perché proprio 2-3 giorni fa è stato lanciato un concorso di critica letteraria.
Il concorso non è istituito da Fare Critica, è istituito da Sipario, che è la rivista principe del teatro in Italia, dal direttore Mario Matteo Giorgetti, che è stato ospite di Fare Critica. Quindi il massimo. Sono il massimo che si possa pensare di critica teatrale letteraria. Praticamente è un concorso appunto di critica letteraria che assegnerà tre premi. Il premio all'elaborato critico per quanto riguarda il teatro, con una giuria presieduta da Mario Matteo Giorgetti, direttore di Sipario. Il premio per la critica cinematografica con una giuria presieduta da me, in quanto critico cinematografico, è un premio per l'eccellenza critica, generico. È un concorso diretto a tutti coloro che sono o giornalisti pubblicisti, oppure in corso di tesseramento, stanno facendo la pratica, possono costruire il loro elaborato che riguarda la critica del cinema, mandarlo a Sipario. Perché, scusami, Giannone, perché indirizzato solo ed esclusivamente a giornalisti, siano essi professionisti o pubblicisti? Perché uno, per esempio, che è laureato o laureando in storia dell'arte, uno che è laureando in letteratura italiana, eccetera, perché non dovrebbe partecipare? Eppure uno che... Questo per mettere, ovviamente non per escludere qualcuno, ma per mettere dei paletti che penso che siano necessari per un concorso, nel senso che, come dicevamo prima, la critica è qualcosa di difficile da fare, cioè l'elaborato critico può essere fatto da chiunque sicuramente, però si presuppone che per fare un elaborato critico tu debba avere una visione a 360 gradi per quanto riguarda l'attualità, la politica, la storia. Vabbè, io sono teoricamente il giornalista teoricamente dovrebbe essere ora esclusi i presenti su questo no per l'amor di Dio, anche per conversare simpaticamente, ma certo, un po' si può essere su d'accordo. Su questo allora questo è un tasto dolente, ecco, perché quando è uscito Fare Critica Festival è successo un po' un finimondo su Facebook, perché il critico non ha un tesserino, è vero, non c'è una scuola per critici, però è vero che ci sono dei corsi per fare critica. Dovrebbe essere qualcosa. Perché tu hai detto che questo diciamo concorso abbraccia tantissime, no? Io posso fare anche una critica, hai detto prima, sulla pittura. No, allora no, questo concorso per adesso è soltanto teatro e cinema. Teatro e cinema. Per adesso è solo teatro e cinema. Quindi un ragazzo che mi esce dal DAMS di Bologna, no? Che tu conosci bene, è uno che potrebbe essere in grado di fare un elaborato critico. Attenzione, mo un deca voglio fare, tu stai presentando un meraviglioso evento che è supportato da personaggi di primo piano, quindi noi siamo orgogliosi come la Metini e orgogliosi noi come emittente televisiva a dare questo tipo di notizia, ci mancherebbe. Però io supporto dei giornalisti che sono capaci. No, non ho detto che i giornalisti sono capaci, ho detto che dovendo dare un ambito per forza di cose con dei paletti io a scanso di equivoci tu potresti partecipare? No, sì, ma a scanso di equivoci io potrei partecipare in quanto giornalista pubblicista, sì, ma non partecipo perché mi sento assolutamente inadeguato a fare un elaborato critico su un'opera teatrale o un'opera cinematografica. Quindi io, ecco, questo è scanso di equivoci, ecco perché dico magari ci sono altri colleghi più sensibili e più portati verso questo tipo di materia e allora lo possono fare, ci manca. Io sono inadeguato. Allora, no, io sono particolarmente contento di questa notizia perché praticamente è un pacchetto che Sipario ha voluto realizzare in collaborazione col Festival di Fare Critica. Quindi è un concorso nazionale che avrà una ribalta nazionale. Sono particolarmente contento del fatto che nella prossima edizione di Fare Critica, il prossimo febbraio 2020, la Mese Terme sarà al centro di questa manifestazione, di questo concorso, quindi sarà un ulteriore motivo di vanto per la città, non per me assolutamente. Vedete qua, la città. Bravo Gellore, ecco perché io stimo molto Gellore. Si parlerà di Lamezia per il concorso di critica, parleranno a Milano, parleranno a Roma. Sì. Allora notate, voglio chiudere così, notate, grazie a Gellorenzo e al suo team, Fare Critica avrà
un respiro nazionale, avrà un suo ruolo a livello nazionale, quindi Lamezia verrà citata per un fatto estremamente positivo. A questo aggiungiamo Trame, Festival dei libri sulle mafie, e quindi abbiamo i riflettori puntati positivamente sulla città. Parliamo di Ama Calabria in quanto musica eccetera ad alto livello, e abbiamo i riflettori puntati sulla Lamezia Terme. Questo vi dà contezza di quanta cultura, di quanti talenti, di quante persone, voglio dire, come Gian Lorenzo, no, facciano parlare la nostra città in termini positivi, e questo è molto importante. Ecco, parliamo di questo noi con Giovanni, purtroppo nella nostra quotidiana rassegna stampa dobbiamo dare anche conto delle notizie quotidiane eccetera, quindi cronaca nera, giudiziaria, cose. No, anche perché parlare di queste cose sarebbe estremamente noioso, quindi noi cerchiamo anche questa miscellanea, no, di comportamenti, di notizie eccetera. Giallore, io vi ringrazio, dico chiudo dicendo che per il regolamento è disponibile sul sito di Sipario, sipario.it, e sulla pagina Facebook di Fare Critica, molto semplice. Chiunque, quindi Fare Critica e sipario.it, e là potete, voglio dire, avere più contezza di quali sono le il bando del regolamento, cosa eccetera. Già, allora siamo noi che ringraziamo te. No, io ringrazio di nuovo voi, perché siamo sono noi. Contento di poter ampliare il raggio d'azione di Fare Critica, anche grazie a essere stati. Grazie, e in bocca al lupo. Grazie. Noi saremo ovviamente presenti, certo, come sempre. Ciao, grazie. ti ringrazio. Ciao. Buongiorno, ciao. Complimenti a Gian Lorenzo Franzino. Sì, complimenti a Gian Lorenzo. Hai ragione, ed è giusto farle i complimenti, così come noi facciamo i complimenti a tutti, a tutte le positività che abbiamo. Quindi vogliamo ricordare Dario Natale, Carlo Carlei, Iva Cantusi, Ama Calabria, ne abbiamo parlato prima. Questa è la faccia bella della città. Va bene? Tonino, allora passiamo avanti. Questa mattina, Tonino, voglio iniziare con una notizia che ne ha parlato un po' tutto il mondo. Tu dirai giustamente, ma noi ci occupiamo del locale. E beh, se lo dici è perché c'è qualcosa. Nel senso, molti, io faccio questo nome, Mariel Franco, tu forse sai già chi è, Tonino. Sì. Mariel Franco, una ragazza dichiaratamente gay, lesbica. Sì. E fu uccisa 8 mesi fa in Brasile, era una consigliere comunale brasiliana, sì, di Rio de Janeiro, e una mattina, quindi attivista, credo, sì, sui diritti civili, fu uccisa nel centro di Rio de Janeiro col suo autista. Questa in Brasile, Giova, tanto per conversare, no? In Brasile questi assassini, non dico che sono all'ordine del giorno, ma ci manca poco, perché chi lotta per i diritti civili, chi lotta per la libertà di pensiero eccetera, devo dire che in Brasile non scherzano. Io direi così, io, Maria Franco, praticamente in questi giorni sono stati assicurati alle giustizie i presunti assassini. Beh, siamo contenti. Di Maria Franco. Siamo contenti. E praticamente sono 2 poliziotti, Tonio. Ecco, presunti, ecco, poliziotti. Ecco, siamo arrivati al dunque, della polizia militare, purtroppo in Brasile si macchia di, perché parliamoci chiaro, in Brasile, signori miei, la corruzione è gigantesca, cioè praticamente ci sono interi corpi di polizia che sono venduti e quindi si comportano così. Allora, che è successo? Io quest'estate ho avuto la fortuna, la possibilità di incontrare proprio la compagna di Mariel Franco. E io, ecco, per ricordare questa ragazza dichiaratamente lesbica, sì, io un ricordo e lei lo voglio fare, perché è stata un'intervista che mi ha colpito, Tony. Mi ha colpito per i diritti umani, i civili, tutto quanto. Ma perché questa è la parte è un po' la parte debole della società, perché sappiamo che ancora è dura a morire
questo discorso, c'è questo senso dell'omofobia, c'è gente che quando si parla di una lesbica, di un gay, subito ognuno si lascia andare a un linguaggio violento, invece è gente da rispettare. Mi ha colpito, lei con l'interprete, abbiamo fatto questa intervista, due battute abbiamo fatto, ed è stata una serata bella, diciamo, di grande umanità, di grande libertà di pensiero e di parola, e io lancerei proprio l'intervista che dura pochissimo, una battuta fatta alla fidanzata di Maria del Franco, e dopo avremo un collegamento con un attivista dei diritti civili, a livello regionale via telefono. Cosa ne pensa Riccardo Cristiano, che poi è di Lamezia, sì, è un ragazzo dichiaratamente gay e è sposato dai diritti civili. Sì, lanciamo questa intervista, due minuti e ritorniamo a noi. Mariel, che donna era? Chi era Mariel come mulher? Mariel era una mulher negra, lésbica, que foi nascida e criada na favela da Maré, mãe. Ela era uma ativista, já antes de ser uma vereadora, antes de ocupar um espaço na política. Ela era uma ativista pelos direitos humanos e começou a trabalhar com isso dentro da política, mas nos bastidores, até se colocar para disputar as eleições e ser a quinta mais votada no Rio de Janeiro. Marielle era una donna nera, lesbica, una donna nata e cresciuta nella favela della Maré, nel Rio de Janeiro. Era un'attivista, tutto questo prima di essere stata eletta consigliere comunale a Rio de Janeiro, dove è stata eletta la quinta più votata, della città di Rio de Janeiro. Allora, avete visto questa intervista? Allora, adesso per parlare di questo argomento, che è un argomento che ha riguardato il mondo, ne stanno parlando i giornali di tutto il mondo. Vabbè, perché si trattava di un personaggio che era molto noto, esatto, in Brasile, negli ambienti, voglio dire, degli, bravo, attivisti, capito? Allora, noi chiamiamo adesso, Tony, proprio Riccardo Cristiano. Riccardo, sì. Cristiano, lo sto chiamando, vediamo qua, dovremmo averlo. Ecco, vediamo se ci risponde. Vediamo se riusciamo a beccarlo, come si dice in questi casi. Giovanni, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Chiedo scusa, Riccardo Cristiano, come vi avevo detto prima, Riccardo, attivista per i diritti civili calabresi. Ciao, non, Riccardo. Riccardo, ciao. Dichiarato omosessuale, sposato regolarmente. Io sono stato a casa sua, ho avuto l'onore di stare a casa sua. Complimenti per tutta la tua vita e per quello che fai, per i diritti civili. L'onore è reciproco, ma ripeto, è semplicemente vivere la propria vita con tranquillità e con assoluta trasparenza, ecco. Bravo. Ricca, io ti chiamo per una cosa. Quest'estate, ti ricordi che abbiamo fatto il servizio alla compagna di Maria del Franco? Sì, tu sai benissimo, sì, che su tutti i giornali del mondo questa mattina è riportata la notizia dell'arresto dei presunti assassini di Maria del Franco, che sono, sì, due poliziotti. Allora, tu che combatti sui diritti civili, volevo una dichiarazione da te, come avete appreso questa notizia, perché poi io ho intervistato lei, tu sei stato partecipe, hai conosciuto anche la fidanzata di Maria del Franco. Sì, sì. Sì, 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 sì. Guarda, Giovanni, ovviamente uno deve sempre aspettarsi che la legge faccia il suo corso. Poi, tra l'altro, questi erano degli ex agenti di polizia militare, quindi l'ambiente dove viveva Marielle era anche un ambiente molto corrotto, dove era difficile anche combattere per la legge stessa, per proteggere le persone. Marielle ha vissuto sempre una vita di lotta continua, mettendoci la faccia, come un po' avviene anche in paesi come l'Italia. Bisogna metterci la faccia. Io quindi penso che bisogna avere fiducia sicuramente nella giustizia, perché la giustizia, come ci sono persone buone, ci sono persone cattive. L'assassino di Marielle, che coincidenza ricorre domani, perché domani sarebbe stata assassinata, insomma, Marielle il 14 marzo del 2018, quindi a un anno proprio esatto dalla Ho incontrato la sua compagna 5 mesi dopo l'omicidio.
Sì, tu l'hai incontrata mesi dopo ed era praticamente molto, diciamo, fresca e anche provata, insomma, dalla situazione, perché comunque è sempre una compagna di vita. Tu passi la vita con una persona che sacrifica se stessa per una battaglia che è quella di libertà o di uguaglianza, perché poi lei era donna, era mamma, era anche una lesbica, ed era comunque una persona che cercava in tutti i modi di fare quel riscatto sociale e morale per le favelas, perché lei comunque è nata lì ed è rimasta lì a combattere, non si è tirata mai indietro e purtroppo è stata assassinata per le idee in cui credeva. E ti vorrei io, guarda, ricordare una bellissima frase che disse lei, perché di lei abbiamo fortunatamente ancora dei ricordi, sia video che degli scritti. Diceva sempre questo: le rose della resistenza nascono dall'asfalto, siamo quelle che ricevono rose, ma siamo anche quelle che con il pugno chiuso parlano dei nostri luoghi di vita e resistenza contro gli ordini e soprusi che subiamo. Lei ha fatto di questo suo pensiero anche ragione di, sicuramente, di vita, malgrado sia finita, diciamo, come è finita, però è diventata un simbolo di libertà. Io penso che Marielle è viva, Marielle vive e continuerà a vivere, e chi purtroppo l'ha uccisa, io penso che dovrà comunque convivere con un assassino di una persona buona, perché poi io non condanno nessuno, non condanno nemmeno queste persone che l'hanno assassinata. Magari erano dei mandanti, magari erano delle altre persone, bisogna cercare di mettersi da tutte le parti. Io penso che insieme si possa veramente costruire un mondo democratico e migliore per tutti, anche per chi sbaglia e che magari è portato a fare questi atti veramente ignobili. Però Marielle è viva in noi, è viva in tutte le persone della comunità LGBTQI e sarà viva sempre, perché le sue battaglie vivono sulla pelle di tutti noi che continuiamo a farlo anche fuori dall'Italia e in Italia. Riccardo, io ho avuto il piacere, ripeto, di essere stato ospite a casa tua col tuo compagno, sì, che lo salutiamo caramente, insomma, salutiamo Marco, che, grazie. Che è il tuo compagno. Voi siete sposati civilmente. La cosa che mi ha colpito durante il nostro incontro è il fatto che tu hai detto: noi viviamo in un piccolo paesino dove tutti ci hanno accettato. Come è cambiato da quando tu ti sei dichiarato gay, anche con i genitori, in altri tempi, diciamo, e adesso? Sì. C'è un'apertura mentale sulle coppie di fatto, sui gay, sulle lesbiche, proprio dove vivi tu, è un paesino, e ho visto che vi vogliono tutti bene. Guarda, c'è qualche pregiudizio ancora esiste? Allora, il pregiudizio può esistere se anche tu sei, diciamo, predisposto a essere vittima del pregiudizio. Noi ci siamo sempre comportati in maniera trasparente, in maniera chiara. Non è che quando tu ti presenti a una persona dici: ciao, sono Riccardo e sono gay. Dici semplicemente quello che fai nella vita, cioè ti presenti. Poi il fatto di essere gay è un aspetto della tua vita, come chi ama una persona eterosessuale o ama una persona invece dello stesso sesso. Quindi io non ho mai subito, fortunatamente, nessun tipo di discriminazione, e quando magari mi si faceva qualche battuta, sentivo qualche battuta, rispondevo a tono, perché alle volte l'ironia riesce a scalzare quello che è magari il pregiudizio. Purtroppo, se non sei abbastanza forte, e questa, diciamo, forse te la costruisci con il tempo, non riesci a essere, diciamo, indipendente. Noi abbiamo avuto la fortuna di approcciarci con persone intelligenti, Cleto è il posto in cui viviamo, le persone ci hanno da subito accolto, anzi io posso dire che non solo Cleto è una città, un paese, diciamo, aperto non solo con le persone omosessuali, ma è aperto con tutti, con le persone migranti, con chiunque. Beh, stiamo parlando di un piccolo paesino nell'entroterra calabrese, è bellissima questa cosa che stai dicendo. Sì, ma io penso sempre che nei piccoli centri ci sia più apertura rispetto alle grandi città. Molti dicono che magari scappando dalla grande città, dalla città come la Mesia, molti vanno a Roma e pensano che a Roma trovano magari l'accoglienza, invece magari Roma è dispersiva, quindi è come se uno si disperdesse nel mare. Invece noi abbiamo avuto la prova che invece nei piccoli posti tu invece puoi trovare accoglienza, proprio perché la realtà è più pronta magari ad ascoltarti, perché si è come una famiglia. Quindi nella
nella famiglia si cerca di comprendere un po' tutto, di accettare anche delle situazioni che istintivamente uno non può accettare all'inizio, però poi parlando, facendosi conoscere per quello che si è, persone che lavorano, persone che si attivano a livello sociale, persone che partecipano alla vita politica, si è, diciamo, parte della famiglia, e quindi anche noi facciamo parte della famiglia di Cleto, ma facciamo parte, diciamo, della famiglia in generale, che vuole un mondo, diciamo, più libero, più tranquillo, dove tutti siano inclusi, senza discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, perché oggi non si può sentire che un ragazzo possa essere cacciato di casa, come invece avveniva molti anni fa o qualche tempo fa, perché magari, non so, i genitori lo vedevano come uno scandalo, ma un po' come una volta accadeva per le donne che volevano fare un lavoro diverso da quello che le era assegnato come madri di famiglia. Io penso che la società si sta evolvendo e dobbiamo seguire questa evoluzione, però come dire, facendone parte, non respingendo quello che è invece un qualcosa di normalissimo, se vogliamo parlare di normalità, perché poi comunque l'essere gay o l'essere amare una persona dello stesso sesso corrisponde a essere persone come tutti gli altri, cioè non è, questa è l'unica differenza. Oh, Riccardo, intanto Riccardo, scusami, sono Tonino Matruda, sì. Ciao. Ciao Tonino. Intanto ci sono degli aspetti che io non faccio. La parola omosessuale, per esempio, la parola gay, sarebbe, sì, il caso di cancellarle. Ma guarda, definitivamente sono d'accordissimo sulla questione dei generi, perché per esempio c'è un libro bellissimo di una donna che io conosco, che è una donna transessuale, che si chiama Le gabbie dei generi. A me danno anche fastidio molto le etichette, io sono una persona che ho sempre collottato contro le etichette, questo è verissimo, però è anche vero che molte volte mettere, diciamo, un sinonimo, un aggettivo, significa, diciamo, essere incasellati in un determinato ambiente, in un determinato ambito. Bisognerebbe semplicemente parlare di persone. Perché, scusami Riccardo, perché vengono accusati spesso e volentieri, ecco perché io, a me non piace la parola omosessuale né la parola che. Vengono accusati di oggi addirittura di rappresentare una vera e propria casta. Capisci? Ma guarda, e questa è una cosa che. Posso essere sincero, allora la questione, per esempio, si diceva sempre della famosa lobby, si parlava di casta, ok, ma questo può avvenire anche quando si parla di squadre di calcio, giusto? Se noi parliamo di squadre di calcio, uno dice, sai, il mondo del calcio è corrotto, il mondo del calcio, ci sono i tifosi, ci sono gli ultra, è la stessa cosa. Se una persona è, come dire, appartenente a un determinato ambito, in questo caso si parla di orientamento sessuale, che la parola esatta non sarebbe nemmeno omosessuale, secondo me, noi l'abbiamo detto sempre, è omoaffettività, perché basi tutto sul sesso così, quando in realtà è una questione di sentimenti, primo punto. Secondo punto, io penso che non si possa generalizzare nulla, cioè bisogna conoscere le persone, quindi quando uno dice, per esempio, Riccardo Cristiano è gay, Riccardo Cristiano non è solo gay, Riccardo Cristiano è una persona che lavora, una persona che si impegna a livello sociale, Riccardo Cristiano può essere stronzo, Riccardo Cristiano può essere una brava persona, capito? Quindi non puoi categorizzare, cioè non puoi dire una persona, presentarla come gay o presentarla come omosessuale, tu devi presentarla come persona, capito? Quindi anche se Ricca, tu sei un fiume in piena, ti capisco, anche se, per esempio, vedi, quando, per esempio, prendiamo come spunto il gay pride, no? Sì. Quando io sento o leggo che nella fattispecie parlate di orgoglio gay, io sinceramente rabbrividisco. Ma tu ci sei mai stato un gay pride? Eh? Tu ci sei mai stato un gay pride? Io non ci sono stato. Io mi soffermo, Riccardo, mi soffermo sul discorso di orgoglio gay. Io non credo che tutti quanti voi abbiate bisogno di questo folklore, di questo modo di approcciarsi, di presentarsi. Cioè, hai capito cosa voglio dire? No, non ho capito, perché devo spiegarti una cosa. Innanzitutto devi sapere come nasce questa parola orgoglio, cioè come nasce il pride. Ma il pride si estrinseca diversamente il vostro orgoglio. Dal modo di parlare, come vi siete approcciati, qual è stato il vostro impatto in quella piccola comunità, è già di per sé motivo di orgoglio. Cioè, a me non piace che l'orgoglio si debba estrinsecare
in quella maniera che spesso e volentieri è anche pacchiana e volgare. Non ne avete bisogno voi, questo voglio dire. Ti posso raccontare un aneddoto, che questo è importante per capire che cos'è il Pride. Sì. Allora, io la prima volta che andai al Pride era il 2000. Io sono andato al primo Pride, il World Gay Pride, che si svolse a Roma nel 2000. Lo sai cos'è il Pride in sé? Il Pride in sé è una rappresentazione dell'orgoglio, chiamiamolo come vogliamo, di una giornata che era una rivolta, perché la rivolta di Stonewall nacque nel 70. Per noi, per me che ci andai la prima volta, fu il primo modo di poter stare con Marco mano nella mano, di camminare liberamente. Quello che fu per me lo continua ad essere per molti ragazzi che magari durante le giornate quotidiane non lo possono fare perché magari potrebbero essere scherniti per la strada, capito? O se lo fanno lo devono fare in un locale tra virgolette LGBT. Invece quell'unico giorno non è che ci stanno baracconate, la baracconata ci può essere anche quando tu vai al carnevale o quando tu vai per esempio in un qualunque manifestazione di piazza. Chi può parlare del Pride è chi c'è già stato. Infatti la cosa bellissima, io invito chiunque a venire a un Pride per vedere com'è. Tu trovi semplicemente delle persone che camminano, che manifestano con il cartello e che nel contesto stanno magari le varie coppie che camminano mano nella mano, c'è chi si dà un bacio, ma è una manifestazione così pulita, così bella, dove uno si sente a casa. E ci sono moltissime coppie etero con i bambini, moltissime coppie che ti chiedono, si avvicinano. Io ho fatto tante interviste ai Pride, sono libere e si possono vedere e ascoltare, ma io invito le persone a capire le persone conoscendole, perché la cosa migliore non è vedere dall'esterno quello che mostrano i media, la televisione. Dall'esterno tutto può essere filtrato. Riccardo, scusami, tu dai una rappresentazione molto edulcorata. No, capisco quello che hai detto, la possibilità, la possibilità di abbracciarsi, di camminare mano nella mano. Io sto puntando il dito su aspetti che rasentano la volgarità e che non sono apprezzati nemmeno nel vostro mondo, cioè i critici più spietati siete voi stessi atteggiamenti. Guarda, io penso che se tu per esempio andassi a un carnevale di Rio e vedessi tette e culi in bella mostra di una bella donna, diresti minchia, chi minna catene, questo detto in termine proprio in dialetto, capito? Anzi, sarebbero un tifo da stadio. Quando invece vedi delle tette fuori a un Pride, tu dici che schifo. Questo è il classico ragionamento maschilista. No, la banalizziamo col maschilismo, mo. Io sto dicendo, Riccardo, ho letto molto su questo aspetto e ho notato e ho Vuoi, ma se lo vedessi con i tuoi occhi sarebbe diverso. È come se ti dicessi: che fai, guardi le partite in televisione o allo stadio? Se la vai a guardare allo stadio è un discorso, se le guardi in televisione è un altro. Riccardo, ti invito a vedere con i tuoi occhi, così potrai effettivamente Riccardo, scusami, io ti ho solo rappresentato quello che si evince da tutta una serie di dichiarazioni di persone, donne e uomini appartenenti a questo mondo, che sono stati e sono molto critici. Molto critici riguardo i gay pride. Ma guarda, il mondo è bello perché è vario, quindi le dichiarazioni può farle chiunque, cioè siamo in democrazia fortunatamente, ognuno può dire mi piace una cosa o non mi piace. C'è gente a cui piace il calcio, gente a cui non piace il calcio, gente che gli piace andare a caccia. Delle opinioni diverse che ci sta, nelle democrazie ci sta. Io sono del parere che le cose vanno vissute e vanno provate sulla propria pelle e guardate con i propri occhi. Io comunque devo chiudere la telefonata, però io ti volevo dire, io ho apprezzato, Riccardo, la tua semplicità, spontaneità. Io ho avuto modo, ripeto, di parlare con te e Marco e abbiamo parlato dei piccoli particolari sulle coppie di fatto, abbiamo parlato sui diritti civili ed è stata una giornata intensa che abbiamo passato insieme io, tu e Marco, nel senso che sono stato a casa vostra. Grazie per avermi ospitato innanzitutto. Siete ospiti tutti e due quando volete. Ma io porterò a Tonino a casa tua per fargli vedere com'è bella la vostra casa. Non ho dubbi. E poi sono in debito con te per un'intervista. Davanti a un buon bicchiere di vino. Bravo. Un buon pranzetto fatto da Marco, che è bravissimo cuoco.
Ok, quindi, Riccardo, grazie, ragazzi, per il contributo. Grazie della chiacchierata, e malgrado magari le idee possono essere alle volte. Ma ci sta, ci sta, ci sta. Sì, ciao, ciao, ti abbraccio. Ciao, ciao a tutti. Questa è democrazia. Ciao Riccardo, un bacio, ciao. Allora, questo era Riccardo, Riccardo. Abbiamo fatto questa lunga chiacchierata con Riccardo, alla luce del, voglio dire, del brutale assassinio dell'attivista Maria Franco brasiliana, e quindi dato che c'è stato da parte di Giovanni poi la possibilità di questa intervista, che hanno già visto, siamo arrivati a Riccardo, che è un attivista regionale gay, e sono anche quelle cose che noi dobbiamo rappresentare, perché molte volte non se ne parla, ma ci sono molte coppie di fatto, molte gay dichiarate, lesbiche dichiarate, ma non delle volte che vanno allo scoperto per la vergogna. Giovanni, ma noi siamo nel 2000, vergogna, perché i pregiudizi 2000, ci sono, pregiudizi, diciamo la verità, ci sono, parliamoci chiaro. Però ho voluto dimostrare che in un piccolo paesino come Cleto, come sono stati ricevuti due ragazzi, una coppia di fatto di ragazzi gay. Ma nelle piccole comunità probabilmente, nonostante la cultura non accetti alcune situazioni, può darsi che nelle piccole comunità c'è maggiore comprensione, c'è maggiore amore, calore, umanità, capito? Mentre alla media, per esempio, oggi è dispersivo tutto questo discorso qua. Allora magari si è scherniti, la gente si diverte anche a deriderli. Comunque, e questo è sbagliato. Questo è stato fatto per avere rispetto di tutte le persone, e bisogna rispettare le idee e il modo di fare di tutte le persone. Torniamo a noi. Allora, torniamo alle notizie. Atterriamo alle Mesia Terme. Speriamo non con un Boeing 737, sono fermati in tutto il mondo. Però hai ragione Trump, guarda, a Trump, io Trump non mi piace a me, Anzi, però quando dici, ma insomma non è che potremmo ieri su aereo qua e comandano software, no, io voglio una persona, un pilota che come porta, che ha la possibilità di governare l'aereo. Però guarda che succede, Tony, che l'unico stato che non è stato diciamo bandito il volo è proprio l'America. Ma perché l'hanno sempre americani, un pensiero loro e il dollaro. In borsa a Wall Street il Boeing, che è una delle società più ricche e più potenti, è crollato il titolo. Americani ragionano in termini sempre di denaro. Certo. Un decoro ragionamento loro, c'è qualche briciolo di umanità, un cintillo niente a dire. Tony, passiamo alla cronaca, perché questa mattina presto, stanotte praticamente, è stato fatto un furto, noi abbiamo fatto l'immagine, presso un negozio in via di Mavo. I malviventi praticamente hanno preso un grosso mattone, abbiamo l'immagine, hanno sfondato questo vetro, diciamo, antisfondamento. Sono entrati nel negozio di abbigliamento, vedete le immagini che ci sono, e hanno rastrellato praticamente, non so quanto c'è nella cassa, hanno rotto la cassa, hanno fatto... Hanno il fatto è che sono andati con un mattone, Tony, mattone. Sembra un paradosso, no? Hai detto, io guardo sempre l'aspetto comico della cosa, sì, no? Anche nella tragicità, no? Un vetro antisfondamento sfondato da un mattone, ma si può sfondare un cazzo di vetro sfondamento? Che vetro era quello? Scusate, io non banalizzo, mi dispiace. Però in pieno centro, perché via di Mavo è in pieno centro, zona abitatissima, insomma. Diciamo che è piuttosto frequentato, come no? Insomma, questi criminali disgraziati che fanno questi danni, insomma, ripresi dalle telecamere, in vaglio adesso ai carabinieri che sono intervenuti. Sì, magari saranno beccati sicuramente, processati per direttissima e posta ai domiciliari. Tanto cornuto e mazziato, ormai c'è mezza Italia in questo senso. Alcune volte la giustizia veramente è in vacanza. Voi sapete quanto noi apprezziamo il lavoro dei magistrati, no, che sono impegnati nel difficile contrasto al crimine organizzato, eccetera. Ma ci sono, signori miei, delle ingiustizie, delle sentenze
che fanno gridare allo scandalo. Sapete quello che hanno combinato i tre giudici, donne per giunta, alla Corte d'Appello di Ancona? Che hanno assolto due giovani che hanno violentato, no, una ragazza peruviana. Ebbene, sono stati assolti, scagionati, in base a ragioni estetiche. La banalizzo? È troppo brutta, ma chi sta violentavano? Che viene un bel luogo chi c'è? È successo anche questo, tant'è che la Cassazione ha impugnato il provvedimento e quindi tutto quanto deve tornare da capo. Ci sono delle, c'è una giustizia malata, c'è una giustizia che ne esce fuori con sentenze così, voglio dire, che non sai se devi ridere o devi piangere. Poi c'è una, la maggior parte dei magistrati, che fanno un culo così e fanno rispettare la legge, eh? Va bene. Bene, passiamo allora. Scusi, intanto, Giova, prima non scordiamo, come emittente televisiva, come STT Television, la Mezza Strada, da parte mia e di Giovanni, esprimiamo la solidarietà più sincera al collega Guido Scarpino. Ah, ecco, di Paolo, giusto? Guido Scarpino, ieri sera è stato giornalista del Quotidiano del Sud. Ieri sera gli è stata incendiata l'autovettura. Non è la prima volta che succede. Gli è stata incendiata l'autovettura, è già avvenuto prima un episodio analogo allo stesso giornalista, e questo evidentemente perché i giornalisti, quando fanno il loro lavoro seriamente e lo fanno in maniera onesta, danno sempre fastidio, perché ai politici, al crimine, piacciono i giornalisti soft, che si guardano il cosiddetto deretano o deterano, come dice Albino. Bene, passiamo alla Mezia. La Mezia, ieri c'è stato, diciamo, l'incontro tra Bram e il sindaco Mascaro, dove hanno fatto un sopralluogo praticamente al parco di Savutano. L'opera è costata 353.000 euro, doveva essere completata nel 2018. Abramo dice dovrà essere all'altezza del parco esistente a Catanzaro, siccome è un parco con fondo provinciale, se non erro è stato Vaglianaro lui. Però io dico quello che scrive. Siamo in campagna elettorale mo. Sergio, scusami la franchezza, dato che mo a Catanzaro arrivano le nostre, no, Sinnu Vaglianaro, sindaco, meghilli proprio, eh? Allora, no, una notizia, visto che parliamo di cose, ecco, positive, stiamo parlando di Parco Savutano, era ora, così ci mette in mano, ecco, è una buona notizia quella che sono state avviate le pratiche per riaprire al pubblico la tribuna della piscina comunale. E questo abbiamo questa già, è una buona notizia che noi abbiamo dato e che io vi voglio riproporre. E vi ricordo che se l'apertura verrà presto, noi in questa primavera avremo degli eventi nazionali alla piscina comunale di Lamezia Terme. Siamo contenti. La federazione prenderà subito, abbiamo sentito la federazione, con mia modestia ho già sentito la federazione, Tony. Questa apertura degli sfalti della piscina è una grande cosa per la Mezia, logicamente tutti gli impianti sportivi, ma in questo caso parlo della piscina perché io navigo, è un gioco di parole, o nuoto nel mondo delle piscine della Federazione Italiana Nuoto, intervistando tutte le settimane personaggi del mondo del nuoto, e dove la federazione ha preso con molto piacere questa apertura. Perché? Perché la Mezia è baricentrica sia per aeroporti, sia per alberghi, sia per stazione, e poi è ritenuta una delle piscine più belle d'Italia, una vasca corta 25 metri da invidiare a livello mondiale. Ma Canuat, un errore, c'è stato un errore strutturale probabilmente all'epoca, quando gli scienziati, perché il comune della Mezza Terme è una fucina di scienziati, cioè assomiglia alla NASA, ne hanno un baffo gli scienziati che avevamo qua, no? Perché se avessero pensato a fare una piscina leggermente più profonda,
Vabbè, sarebbe, sarebbe leggermente sarebbe a norma per fare le gare di pallanuoto, sarebbe, di Serie A. Avremmo potuto ospitare partite di pallanuoto ad altissimo livello. Infatti noi siamo limitati ad avere solo i ragazzini giovanissimi per fare le gare di pallanuoto, ma non le categorie più alte per la profondità. Ma di scienziati il Comune di Lamezia Terme, perché non si pensa, ne ha fatto sempre un motivo di vanto, perché loro pensavano di fare uno che sa di Arovagno, capito? Piazza d'Armi. Io so che quando uno mette in mano una cosa esistente, vecchia, per adeguarla alla modernità, per adeguarla alla nuova fruizione, al cambiamento urbanistico, io so per certo che le cose vanno migliorate. Ecco, Piazza d'Armi è un processo all'incontrario. Era una villa splendida, un polmone verde al centro della città, lo hanno raso al suolo e hanno creato una pavimentazione di cemento contornata da sarcofaghi, da bare di cemento vere e proprie. Hanno pensato fosse un luogo di aggregazione, è invece un luogo di tante solitudini. Dato che voi siete grandi scienziati, ma là non ci passate mai, andate verso le 7 di sera, le 6:30, le 7 di sera, le 8 di sera, all'imbrunire, andate a Piazza d'Armi. Ebbene, vi accorgete che non è un luogo di aggregazione, è un luogo di incontro di tante solitudini. Ci sono solo ed esclusivamente extracomunitari. I vecchi, le vecchie, i ragazzi passano velocemente e si ritirano a casa, ma passano velocemente. Chi sta Piazza d'Armi oggi? E la responsabilità è vostra. Io di Piazza d'Armi ne parlerò sempre. C'è care lo buca e la capo allo sindaco. E chiudo. Paolo, chiama l'aviazione, chiama l'esercito, chiama la marina, chiama gli ingegneri, chi lo cagazzo vuoi tu, radi al suolo Piazza d'Armi, ripristina la viabilità che era importante. Vabbè, bisogna, ormai l'abbiamo, bisogna fare degli accorgimenti. Esatto, degli accorgimenti. Enrico Toti, riportala alla normalità. Quest'uomo che gli ha stato da cacca. Senza obbligatorio. Attenzione, quando parliamo di quel monumento, senza offendere non nessuno, vorrei che qualche cretinetti, che ci sono, perché ce ne sono, equivocasse. Conosciamo il personaggio, conosciamo soprattutto la famiglia, quindi quel monumento si può installare all'interno, in un qualsiasi posto, nel giardino, nel verde, eccetera. Va ripristinata, Enrico Toti, va ripristinata la viabilità, cioè, là non adiacente agli esercizi commerciali. C'è un danno a tutta la via Enrico Toti che arriva fino a sopra, perché è impossibile. Tutte quelle attività che hanno chiuso di conseguenza. Hanno chiuso di conseguenza, avete supa coscienza, è inutile, non ci esce niente con me. Io voi dimostro, vi piglio dei capelli e vi porto a Piazza d'Armi, vi faccio parlare con la gente, non con le chiacchiere vostre e con la filosofia vostra, con dei lingi in panza. Allora, non impressionate nessuno con la vostra filosofia spicciola e quattro sorte. Andiamo sul posto. Vi faccio parlare con le famiglie, con gli imprenditori, i commercianti. Siete stati voi a bloccare tutto con questo cervellotico progetto. Tony, io non ho nulla contro chi ha eseguito i lavori. Questo si capisce, credo. Io ce l'ho con... Ecco, vabbè, ci capisci di mo'. Io ce l'ho con coloro i quali hanno avuto questa cervellotica idea.
agli ex assessori, agli ex consiglieri di allora, li invito ad andare a Santa Maria Maggiore, la piazzetta attigua a piazza, adiacente a piazza. Bella Nubagna, bene caro Donè. Beviti vergognare, beviti, fermo restando che si dice, ve lo dico con beneficio di inventario, magari devo parlare con la professoressa De Sensi, con il professor Villella, si dice che sotto, dove hanno fatto un cesso, pare che ci siano i resti della vecchia chiesa, perché là anticamente c'era una chiesa. E allora lo dico così, che tanto, che sono paesi di tanti atti. Come anche dove c'era il Capitol, il cinema, si dice che sotto c'è una chiesa, infatti. Vabbè, comunque. Tonino, un fatto strano, l'ultima notizia che raccontiamo, siamo già nell'orario. E una persona, un 39enne, ieri è stato denunciato in Lamedino perché, contrario al credito di cittadinanza, cosa ha fatto questo signore? È andato nella biblioteca comunale per protesta, ha distrutto alcuni volumi. Io non so chi sei, magari ancora tu lo dici. Mi hanno detto che hanno parlato di te alla televisione. Tu mi dici che cazzo c'è lo reddito di cittadinanza? Murumini di Libra. Non ho capito. Chi c'entra con hanno fatto, non lo so, con hanno fatto una visita all'ospitale e mi va a rompere la macchina. Chi cazzo la mamma? Come che cazzo è caputo? Non ci vuoi che cazzo è caputo dire? E che cazzo? Era giusto la notizia che dovevamo dare, poi abbiamo finito, non è? Saluto dal bene. Albe, voglio il mercato. Albe, incominci, allora, incominci mo, vede, mo, un po' che giro ti andavai in molletta, eh? Stati calmo, rilassati, stai con i piedi per terra. Però ti devo contraddire, Tonino. Perché io lo capisco l'Albino adesso, perché la moglie è andata in pensione da una settimana. Gli puoi dare la possibilità, in viaggio di nozze non ci va, però la possibilità di stare con la moglie almeno 8-9 giorni e vivere da sportivo. Ma no, scusa, tenono 22, vanno 22 ore su 24 per tubare o per pomigiare. Tonino, ma la mattina non è proprio fare, che cazzo, la proprio mattina, alle 9 alle 10 le arti. Sì, perché la mattina a casa i figli sono al lavoro e sono, rimangono soli come due piccioncini. Tonino, e mi meraviglio, Tonè. Ho capito. Ma se ci sono ma i domeni qua, si sfoga qua. E poi alla casa, 10-12 mi sembra anche un orario, no? Consone, cioè, 10-12, 10-12, poi ne penseremo che mangiano, muore. Tonè, insomma, Albe. Vogliamo bene. La notte porta consiglio. Ti vogliamo bene. A proposito, io non ci sarò per 3 giorni. Vi lascio da domani con Tonino e Albino. Io vado, domani sono nella capitale del nord. Diciamo che sei nella capitale industriale, commerciale, esatto, economica dell'Italia. Perché sai, la nostra piccola emittente poi è chiamata anche da quelle parti, sai? Sì, è chiamata da quelle parti a fare un lavoro sempre, voglio guardante dire, inerente. Un'azienda alla mattina. Va bene? Bene, ciao a tutti, ci vediamo con me lunedì se Dio vuole, con Tonino Albino domani, e Francesco domani mattina. Cuttone. Perché? Tonino sa partire? No, dico, sono vittima. Se sei impegnato un bene. Sono vittima del sistema. No, non sei vittima del sistema, ti piace essere vittima del sistema. No, Giua, che mi piace essere vittima, no. Ti piace. Diciamo così. Ciao a tutti, ciao Francesco, ciao a tutti, grazie Giovanna e Michele per la sua ospitalità qua al Divino Bacco, ciao a tutti.